Care cittadine e carissimi cittadini, prosegue un'estate calda di Grosseto, anzi caldissima, però un'estate caldissima all'insegna delle bellissime notizie per tutto il territorio, per tutta la città. È di pochi giorni fa, di poche ore fa, l'annuncio del corposo finanziamento che abbiamo ricevuto per la costruzione del nuovo ciclodromo e oggi, a pochissima distanza, arriva una nuova grande vittoria. Proprio così, carissimi, avete capito bene. Perché dopo il finanziamento dei progetti per la realizzazione della nuova scuola in via Montebianco e della nuova mensa in via Giotto, oggi ci hanno comunicato l'ottenimento del finanziamento per la realizzazione di un asilo nido in via Fiesole. Una nuova graduatoria ministeriale, relativa sempre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vede dunque il Comune di Grosseto tra gli enti assegnatari, con un finanziamento di ben 1.270.000 euro. Un fondo davvero corposo che andremo ad impiegare concretamente per la nascita di questo nuovissimo plesso con il quale saranno rafforzate le offerte educative del nostro territorio e continueremo a dimostrare concreta vicinanza alle esigenze anche lavorative delle famiglie in un momento in cui appunto l'occupazione, il lavoro e la ripartenza sembrano essere fondamentali. L'asilo nido sarà in grado di ospitare tra i 45 e i 50 bambini e il nuovo edificio si svilupperà su un unico piano e comprenderà tre sezioni in tre aule distinte, con spazio sonno e servizi igienici, a seconda dei differenti livelli di crescita dei bambini, quindi lattanti, medi e grandi. Non mancherà un'area comune ad uso di tutti e poi uffici, una mensa, uno spazio carrozzine e uno spazio per l'accoglienza dei genitori. Stiamo già lavorando al progetto di fattibilità dell'edificio che sarà naturalmente realizzato secondo le più aggiornate normative di risparmio energetico. Sapete quanto noi si tenga alla Green City e alle politiche green della Comunità Europea. Quindi una nuova grande vittoria per tutti, cari cittadini, grazie anche alle ottime proposte progettuali dei tecnici degli uffici progettazione dei lavori pubblici, perché ovviamente i bandi si vincono se siamo bravi a vincerli. Insieme alla Giunta e all'assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginnaneschi, al segretario generale Luca Canessa, abbiamo fatto una grande squadra e non potremmo essere veramente più soddisfatti per le decine di milioni di euro che per merito di una programmazione seria, di un'organizzazione corretta e di livello si stanno riversando sul nostro territorio. E non è ancora finita, perché siamo certi che altri grandi finanziamenti prenderanno presto strada verso la nostra bellissima città di Grosseto.